cioè il tempo che io posso avere per me, per la mia persona, per la mia cura, perché mi sembra che oggi è una cosa che manchi molto. Cioè, se io non ho il tempo, se devo correre, fare 10.000 cose, cioè, mi manca il tempo anche per pensare alla mia persona e alla mia salute. Magari sì, avrò 1.000 pensieri, però alla fine di una serata, di una giornata, io mi rendo conto che cosa ho fatto per me. Ecco, volevo sapere se nel stilare il libro, perché non lo conosco, insomma, se l'avevate preso in considerazione. Grazie. Grazie, non so se volete. Okay. Allora, se c'è qualche altro, cos'altro da. È una domanda forse banale, insomma, però ascoltando quello che voi avete detto, che sono tutte cose molto interessanti, ci andremo poi a approfondire nel libro. Vi volevo chiedere, come cittadini, cosa possiamo fare, cittadini e cittadini, cosa possiamo fare di pratico, oltre chiaramente a badare, insomma, a curare sempre più il nostro benessere, cercare di seguire quello, insomma, che ci è stato detto come indicazioni, però nel concreto anche eventualmente per unirci a queste, alla rete, alle associazioni, cioè c'è un'idea di allargamento, non so, che possa rendere pratico anche quello che voi ci state dicendo, un modo per agire, non soltanto per parlarne e riflettere, appunto qui come Venti Pietre in molti comitati si sono costituite sia dal punto di vista della tutela ambientale, si diceva prima, sia per la salute. Venti Pietre è un po' quello che vedete qui dietro, insomma, teniamoci il nome di questo murale, quindi cerchiamo di fare tutti rete. Volevo capire da voi come possiamo farla in una maniera più pratica e come singoli cittadini e cittadine, quindi come individui ma anche come collettività, insomma. Ci sono altri interventi, domande? Di... Sì. Grazie a tutti di questa bella presentazione. Io sono un fisioterapista e da pochi mesi sono un consigliere comunale del comune qui vicino a San Lazzaro. E dato che la responsabilità finale della salute dei cittadini spetta comunque sempre al sindaco e in secondis al consiglio comunale, mi chiedevo, non ho letto il libro quindi magari c'è già scritto qualche cosa, però se intendevate una struttura a livello territoriale, a livello locale, molto vicino ai cittadini, uno spazio per la creazione di salute, diciamo per la sperimentazione di salute, una struttura adeguata, oppure quali possono essere degli strumenti che possa avere l'amministrazione comunale per tenere sotto controllo quello che l'Istituto Sanitario Nazionale eroga, ecco, diciamo così. Ecco, una domanda un po' ampia, però... Posso dire due cose sul tempo? La domanda sul tempo mi è piaciuta molto, siccome noi siamo slow medicine, uno pensa, voi allora siete lenti, siete anche un po' tardi, ci impieghiamo un po' per capire le cose, no? Slow, che ha a che fare proprio con il tempo. Il tempo si può, sul tempo si potrebbe parlare con voi, ma è una cosa che è anche molto stimolante. Vi dirò questo: il tempo lo possiamo considerare in due modi, o almeno i greci lo consideravano in due modi. C'è il tempo che passa, che scorre, scandito dagli orologi, dalle cose, dalle cose che devo fare, adesso devo fare questa cosa qui, che ore sono, tardi. Quanto parli, tocca a me, tutte queste robe qua, no? che si chiama Cronos. E il tempo passa e siccome passa sempre più velocemente da come vorremmo, allora devo fare più cose e quindi c'è questa ansia di fare di più, bisogna crescere, bisogna consumare.
consumare, bisogna fare di più, bisogna fare sempre più di quanto il tempo mi consente di fare. E questo mi crea una certa ansia, una certa sensazione di non ho fatto tutto quello che dovevo. C'è un'altra concezione del tempo, che è il tempo slow che noi pensiamo, che si chiama invece Kairos, no? È Kronos, che è greco. Cos'è il Kairos? È il tempo opportuno, il tempo che serve per fare le cose, il tempo che ci diamo per riflettere, per pensare, per agire, non per reagire. Arriva una roba, tu! No, quello è fast. Io ho un tempo che mi serve per slow, per fare le cose, che non devono essere sempre tante, alcune volte devono essere poche, tanto è vero che noi diciamo, sempre usando l'inglese, less is more, perché gli inglesi sono sintetici, less is more vuol dire che non sempre fare di più è meglio, qualche volta è meglio fare di meno. Perché non serve fare di più. E così il tempo è quello, non si può accumulare. Il tempo che serve per riflettere, per fare quello che ci serve, per non farci venire lo stress, l'ansia di fare le cose, e che è quello che ci dà benessere, che è una parte di quella concezione della salute che è anche accettare anche l'incertezza, se volete, l'incertezza delle cose, del futuro, anche l'incertezza che ci ammaleremo e che moriremo. Non dobbiamo parlare della morte, delle cose, ma dobbiamo pensare che comunque, ecco, siamo inseriti in questo contesto dove c'è il tempo opportuno, il tempo per fare le cose. Se cominciamo a darci il tempo per riflettere, per fare le cose, perché allora le cose già cominciano a cambiare, perché comincio a pensare che non devo fare tutto, non devo accumulare, non devo fare più esami, devo fare più, perché in qualche modo ricostruisco le cose intorno a me che abbiano le dimensioni che sono compatibili con la mia vita, con le persone che mi stanno intorno, con gli affetti, con lo scontro, cioè essere slow. Mi riattacco al discorso del tempo. Intanto grazie mille Bonalda, Antonio, tutte le volte che ti sente parlare veramente il tempo si scioglie, si allarga e sembra quasi non scorra più. Ed è questa, ho l'impressione che sia proprio la sensazione della salute, la sensazione del benessere, no? Quando il tempo non c'è più. E mi attacco a questo discorso sul tempo e provo rapidissimamente a rispondere anche alle altre due domande. E ci tenevo a fare una piccola distinzione, che da una parte c'è la quantità di tempo oggettivo che abbiamo, di cui disponiamo, dall'altra parte è il tempo vissuto, no? E molto spesso abbiamo la sensazione che il tempo oggettivo di cui disponiamo non sia abbastanza. E siamo affannati dentro questa cosa qui. E questa cosa qui ci fa andare sempre più veloci. Ci viene ansia che non abbiamo il tempo e ne abbiamo sempre meno, siamo sempre più veloci, come in questo momento io mentre sto parlando, no? Effettivamente, però, credo che sia quello del tempo un grande problema oggi, al giorno d'oggi, che ha a che fare con la salute. E in particolare penso al tempo che dobbiamo ritagliarci dal lavoro. E ora, senza dubbio, il lavoro può essere un luogo in cui si costruisce salute, e sarebbe bello se i contesti lavorativi fossero contesti che facilitassero la salute, ad esempio, parlando degli ospedali, degli operatori con un giusto finanziamento dei servizi pubblici, e a cascata degli operatori di salute probabilmente lavoreranno meglio, avranno relazioni migliori con i loro pazienti, e questo a suo modo produrrà salute anche in loro. Prima dice che il tempo non si può accumulare,
e mi riattacco un gocciolino al discorso che abbiamo solo di lontano, attraversato, che è quello degli interessi del profitto. Ecco, sì, il tempo non si può accumulare, ma c'è qualcuno che in realtà è in grado di accumulare il tempo, perché fa profitto sul tempo, sulle ore lavoro che compra da chi deve necessariamente mettere a disposizione il proprio tempo per lavorare. Questo, cosa sto cercando di dire? È vero, da un punto di vista il tempo non si può comprare, non si può accumulare. Dall'altro punto di vista, penso che uno dei motivi per cui anche la salute sia così stratificata nella società è anche proprio perché la quantità di tempo che fasce diverse della popolazione hanno da dedicare ai propri hobby, ai propri interessi, a partecipare alla vita comunitaria, per dedicarsi a quello che ci dà benessere, ci fa salute, ci permette di prenderci cura di noi. Ci prendiamo la briga di andare al mercato ad andarci a comprare una cosa sana. E quello è un privilegio, se ci pensiamo. E questo privilegio è distribuito diversamente nelle varie fasce sociali. E da una parte. Dall'altra è importante per ciascuno, e con questo non vorrei neutralizzare la spinta a far sì che si creino condizioni migliori per tutti, perché tutti possano godere di un tempo libero che permetta a ciascuno di fare quello che è importante per sé, quello che dà senso alla propria vita, e quindi anche costruirsi degli spazi di salute. Ecco, ho l'impressione che sia la necessità di presidiare questo tempo, di riuscire a dire di no, di opporsi a tutti quegli ingranaggi che spesso ci sottraggono il tempo della nostra giornata. Talvolta sono ingranaggi oggettivi, cioè talvolta dobbiamo realmente fare delle cose. Molto spesso però siamo illusi dell'impossibilità di poterci ritagliare il tempo, di poter partecipare alla costruzione di un movimento che si occupi del nostro territorio per davvero. Quel tempo in realtà è possibile che l'abbiamo, ma molto spesso siamo portati a credere di non averlo. E allora, da questo punto di vista, penso che sia importante per ciascuno presidiare il proprio tempo. Quello che si può fare qui a livello locale, territoriale, forse Chiara ci può aiutare meglio a capire cosa si può fare rispetto a quell'altra domanda. E se c'è una cosa che invece credo che le amministrazioni possano fare, sia creare contesti che liberi il tempo dei cittadini, o che li aiuti a capire che c'è del tempo libero che valga la pena di essere vissuto, che crei contesti che facilitino la costruzione di reti sociali, di legami sociali, l'attività e la possibilità di vivere per ciascuno il proprio tempo libero in una maniera produttiva. Ma quando dico produttiva non dico produttiva lineare, intendo produttiva in cui i soggetti si sentano realmente vivi mentre lo stanno facendo e non siano dentro la loro macchinetta. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Sì, posso? Prego. Qui c'è un altro